quando un cuore non è rigenerato dalla grazia di Dio. Il problema è lì, fratelli, dove in noi abbonda l'unzione dello Spirito Santo. Il nemico, sì, vorrebbe perseguitarci, il nemico vorrebbe combatterci. Noi siamo destinati ad avere grande vittoria nel nome di Gesù. Davide non ha un'arma con sé. Io non vengo contro te con lancia e spada, ma vengo contro te nel nome del Dio dell'esercito di Israele, la spada dello Spirito. Quella spada, dice in Ebrei 4:12, che è più affilata di qualunque altra spada a due tagli. Lasciamoci giudicare da questa parola. Fa che questa parola penetra nel nostro cuore e separa quello che deve separare. Perché se non ci lasciamo giudicare oggi, domani potremmo essere condannati con il mondo, dice la parola di Dio, 1 Corinzi 11. Afferriamo la spada dello Spirito, lasciamoci lavorare, lasciamoci trasformare. Una spada a doppio taglio che penetra. La parola di Dio deve farci male, perché se non ci tocca vuol dire che è come la pioggia, apriamo l'ombrello, scivola. No, fratelli, la parola di Dio deve fare il suo lavoro nella mia vita, nella tua vita. Solo così può cambiare. La parola di Dio non ci deve solo impressionare, ma ci deve toccare e ci deve trasformare per la gloria del Signore. Lasciamo tutte le altre spade e afferriamo la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Dio non è cambiato, lo sappiamo questo, fratello. Egli è lo stesso, vuole operare. Dobbiamo essere sinceri, semplici, ubbidienti alla parola di Dio. Al monte dell'Eterno il Signore vederà se fino ad ora siamo stati più che vincitori. Non è stato, tipologicamente parlando, né per la spada di Goliat, né per la sua lancia, né per il suo giavellotto, ma è stato per il grande nome al di sopra di ogni altro nome. Io vengo a te nel nome dell'Iddio degli eserciti e ti vincerò. Montagne sarai abbassata e sarai fatta pianura.